Ciao a tutti, 7 abitudini per vivere bene. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. E veniamo a 7 abitudini per vivere bene. Allora, la prima è, diciamo, quella di lavorare da un punto di vista energetico su di noi, fondamentalmente riequilibrare i chakra. Riequilibrare i chakra vuol dire, diciamo, avere un equilibrio energetico. I chakra sono dei centri di energia presenti dentro di noi che filtrano il mondo attraverso, che danno una qualità, diciamo, all'energia che è un'energia universale fondamentalmente. Quindi c'è i cinque chakra fondamentali, secondo la teoria tibetana, sono il chakra dell'osso sacro, chakra segreto, che rappresenta l'energia vitale, il chakra dell'ombelico, che rappresenta l'energia dell'autostima, il chakra del cuore, quello dei sentimenti, il chakra della gola, quella della comunicazione, dell'espressione verso gli altri, dell'apertura verso gli altri, e il chakra del capo, che comprende anche il terzo occhio, che rappresenta la spiritualità e le forme di divergenza, insomma, il sesto senso, se vogliamo dire. Quindi riequilibrare i chakra in che modo? Beh, attraverso le meditazioni. Ci sono diverse meditazioni anche in questo canale, infatti il secondo punto è la meditazione. La meditazione serve sia per equilibrare i chakra, sia per trovare un equilibrio, un'armonia interiore. Quindi i chakra possono essere equilibrati anche con tecniche diverse. Visualizzazione, ad esempio, ma sempre di meditazione alla fine si tratta. Quindi riequilibrio dei chakra e meditazioni anche per eliminare i veleni mentali. I veleni mentali sono la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, insomma, eliminare i veleni mentali è fondamentale per poter vivere bene. Poi, una cosa pratica, dobbiamo lasciare andare ciò che è negativo. Cioè tutto quello che facciamo che ci fa stare male, ma anche ad esempio di alimentazione. È importante curare l'alimentazione, cioè, come dire, noi siamo anche quello che mangiamo. Se mangiamo dei cibi insani, beh, avremo una mente insana fondamentalmente. Quindi cercare di curare l'alimentazione è importantissimo per vivere bene. E poi tagliare, come quinto punto, tagliare i legami negativi. Cioè, se abbiamo una relazione non appagante, situazioni non appaganti, dobbiamo tagliarle, dobbiamo chiudere assolutamente queste situazioni perché ci darebbero, diciamo, genererebbero dentro di noi delle negatività. Questo è importante, fondamentale se vogliamo essere felici da questo punto di vista. E poi un'altra cosa importante è il movimento che dobbiamo fare. L'attività fisica è importante. Perché mens sana in corpore sano, comunque è veramente questo è fondamentale. E poi inoltre dobbiamo avere gratitudine e compassione. Ecco, la gratitudine e la compassione sono un altro ingrediente fondamentale, il settimo, che ci permette veramente di stare bene. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.